Circa una settimana più tardi, la luce dell'alba ci vede risalire la morena della vedretta di Porola, con direzione parete nord dello Skies. Tre sono i nostri obiettivi: concludere il programmato trittico, realizzare la prima discesa assoluta dalla parete nord dello Skies e scendere con gli sci dall'ultima delle tre vette orobiche sopra i 3000 metri, non ancora calpestata da un paio di sci. Dopo il Redorte e il Pizzo Coca, solo lo Skies mancava all'appello dello sci estremo bergamasco. Siamo partiti alle 2 di notte dal lago di Skies e risalendo la valle di Skies siamo ora sui pendii basali della vedretta. Chiusa fra le bastionate rocciose della cresta corti dello Skies da una parte e le rocce dello Scotes e delle cime di Caronno dall'altra. La parete nord dello Skies è formata da un corto ma erto pendio triangolare che dalla vetta cala direttamente sull'alto circo della vedretta di Porola. Risalita per la prima volta nel 1899 da una cordata guidata da Bonomi, questa parete è frequentata molto di rado, ma offre un'interessantissima via di misto, breve ma impegnativa, su pendenze da 50 a 60 gradi. Alle 10 sbucchiamo sulla spalla sommitale della cresta Corti, alla base dell'ultimo torrioncino roccioso che costituisce la vetta dello Skies. La massiccia dorsale rocciosa della cresta Corti divide la vedretta di Porola a sinistra dalla vedretta di Skies sulla destra, invasa dai detriti di una grande frana. Mentre i torrioni rocciosi dello Skies restano seminascolti fra le nubi, la mole del Redorta svetta sulla destra della bocchetta di Skies. In basso, l'arrotondata dorsale del Pizzo della Brunona fa da spartiacque tra la Val Seriana e la Valtellina. L'inizio della discesa è un vero tuffo nel vuoto. Dalla spalla curviamo sul pendio che si butta sui salti rocciosi intermedi della parete.
La discesa richiede un itinerario molto complesso. Ogni pendio nevoso si interrompe su un salto e va connesso con il pendio parallelo anche mediante passaggi non proprio canonici. Questa discesa, anche se comporta solo 200 metri di dislivello, è sicuramente la più impegnativa finora realizzata sulle Orobie, insieme a quella della parete nord del Pizzo Becco in Alta Val Brembana. L'ennesimo passaggio fra pendii paralleli si presenta impercorribile con queste condizioni di neve, obbligandoci ad una breve corda doppia di 10 metri. Guadagnato il pendio basale, la discesa diventa meno esposta e delicata, anche se la pendenza resta superiore ai 50-55 gradi. L'ultimo passaggio impegnativo, il salto della crepaccia terminale, che si presenta molto aperta. Mauro, per primo, salta dal labbro della crepaccia sul pendio sottostante. Questo è l'ultimo emozionante atto di una discesa che ci ha veramente impegnato ai limiti delle nostre capacità tecniche psicofisiche.